Siamo qui con Stefano Ciccone, lei è stato chiamato a partecipare a questo convegno sulla violenza sulle donne e ha portato un importante contributo perché non spesso ha avuto l'occasione appunto di parlare della violenza vista dal punto maschile. Un breve resoconto sulla giornata, sul suo intervento. Sì, in realtà si parla della violenza contro le donne sempre come una questione femminile che riguarda le donne. Ovviamente riguarda innanzitutto gli uomini, perché sono gli uomini a fare violenza. Noi parliamo sempre della violenza fatta dagli altri, spesso la usiamo anche per demonizzare gli altri, gli stranieri, gli estranei. Invece dobbiamo sapere che la violenza nasce nelle relazioni quotidiane, nelle nostre famiglie, sono gli uomini che incontriamo ogni giorno. E quindi forse dobbiamo mettere in discussione la cultura di questi uomini, la cultura di ognuno di noi, il nostro modo di pensare l'amore, il nostro modo di pensare le relazioni, il nostro modo di pensarci uomini e quello che ci aspettiamo dalle donne. Nella violenza contro le donne c'è sicuramente un'operazione di potere degli uomini sulle donne per controllarle, per condizionarne le vite, ma c'è anche una miseria nelle vite, nelle relazioni, nell'esperienza di ogni uomo. Quindi forse più che fare appello agli uomini per essere i difensori delle donne, i sostenitori delle donne, o solo quelli che si fanno carico di un problema e di un impegno etico, forse dovremmo dire che la violenza nasce anche da un modello di rapporto tra donne e uomini, perché questo modello porta anche una gabbia per gli uomini. Allora forse capire che in quella violenza c'è una mancanza di libertà e che per gli uomini c'è possibile un cambiamento che anche un cambiamento che dà maggiore qualità e libertà alle nostre vite, è la cosa su cui dobbiamo provare a lavorare.